devi spaventare! Ti devi spaventare! Tante volte vi fanno anche dei corsi di difesa per le famiglie, che ne so, c'è una famiglia tutta contenta che va al parco, basta un po' con sto pallone ragazzi, c'è una famiglia che va al parco tutta contenta, arriva quello che al parco ruba, vede sta famiglia che c'è, lui i braccialetti, a via col pallone, a madre comunque che è così, praticamente che fa? Va là e gli fa, ah, ragazzi dammi sto pallone. No, no, dai. Allora, vedete. Vedete, di solito il corso che vi dice, se questo gli leva il pallone, tu gli fai la mossa qua, lo blocchi, questo anche a sotto l'ha già piegato, la pizza la madre e la pallonata in testa la figlia. E che fate? Vi vendicate? No, perché va battuto, la figlia piagne, la pizza in faccia. E gli mena pure il padre. E gli mena pure la madre, perciò capite che non è un corso che funziona alla fine. Allora, l'aggressore, che in questo caso è questo signore qua, che è un vero aggressore tra l'altro, però che cosa fa? Allora, voi non potete inventarvi con dito lo blocco, perché non gli faccio niente. Ah, guardate, c'è una tecnica con un dito bloccate, guardate, lui già sta ancora qua. Oppure c'è una tecnica che fate la finta, poi gli premete qui e lui sviene, va giù. Se è mai vista, è una stronzata. Allora, la prima cosa che dovete mettere in mente è che per poter contrastare un aggressore dovete fare forza fisica sull'aggressore, ok? O bloccare, poi potete fare una leva come sto a fare io qua, al braccio. Però vedete, sto a fare una fatica in mano, posso colpire qua. Però devi saperlo fare. Poi dice, ci sono delle cose, dice blocchi l'aggressore. E qua l'ho bloccato, ma vedi, lui comunque fa resistenza. Allora, la cosa migliore è che all'aggressore o colpite, capito? Però vedete, torna sotto la carica, perché comunque l'ho colpito. A quel punto posso dargli pure una gomitata. Qua, sulla capoccia, rompegliela. Quello sì, però vedete, è una lotta cruenta. Allora, fatto così, c'ha senso. Ve potete difendere. Perciò dicevo, alla fine, per difendermi, dovete far fatica. Allora, è inutile vero, ben inventate, io faccio con colpo, ho visto 5 minuti. Dovete allenarvi ore, pure a casa. Oppure vai a casa, inizi a caricare, che ne so, le bottiglie dell'acqua, inizi a portarle su, che ne so, vedi la vicina di casa, sta a portare su due casse d'acqua. Signora, gliele porto io e non pi manco l'ascensore, te fai tutti gli scalini con queste bottiglie d'acqua. Però se tu non fai così, è inutile mi dici, io ho visto un corso online che, con una, che te fa così e te piega. Perché non funziona. Abbiamo fatto le prove, ecco, arriva il salitore, guarda, che gli sto a fare. Hai fatto male. La casalinga classica sta a casa, c'ha paura, si tiene il suo bastone a portata di mano e si deve allenare a fare un po' di mosse, no? Perché se qualcuno viene, poi se sente qualche rumore sospetto, tipo adesso se sta aprì la porta, la prima cosa che deve fare la casalinga, indipendentemente da tutto, è menà. Allora fai conto che entra questa persona sospetta, potrebbe essere un estraneo, potrebbe essere anche il marito. Nel dubbio tu meni, perché fai conto che entra, era il marito, ma lei è meno uguale. Perché gli ha menato uguale al marito? Finiscilo, perché ancora si muove. Ecco, vanno finiti i lavori. Ecco, perché questo? Perché il marito comunque qualcosa ha fatto, è tornato tardi, sarà andato con l'amante, sarà andato a giocare alla bisca, sarà andato a fumare, drogarsi in discoteca, a beve. Poi che succedeva? Che se tu non lo colpivi, te colpiva lui, perché era ubriaco tuo marito in quel momento. Era meglio menà. Allora ricordate sempre che una buona difesa è sempre menà per primi. Bastonate al marito o all'estraneo che sia, ma il marito può essere anche un estraneo, ricordatelo. Ti sei sposato uno ma non sai chi è. Tu che fare? Se tu devi aggredire uno che fai? Gli parto. Gli parti subito. Allora se tu parti, ecco, la prima cosa che uno fa, per farsi chiude, allora forse si trattiene, no, giustamente. Però io, perché ho avuto l'istinto del coso, tanti dicono schivate i colpi, dai, porta un colpo, uno che fa schiva, lo vedi? Io mi muovo per schivare e dove vado? Cioè, c'ho questo che mi rincorre. La cosa migliore è ti chiudi, fai questo, pa 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 pa, capito? Allora c'ha senso, se no che fate? Oh, ci mettiamo nella posizione del Jet Kus Cantun, là. Ecco, tanti, ma io faccio le arti marziali orientali, si mettono in questa posizione,
Vieni, avanti, attaccami. Tu non sai che io con un colpo ti potrei uccidere. Questa arriva, mi dà un cazzotto e mi manna per terra. E rimango così, perché è una stronzata. Cioè, o quelli che si mettono... Ecco, c'ho la posizione... Tanti si sono visti di Karate Kid, no? Dai, vieni avanti! Ah! Mi sono fatto male a dargli in carcere lo stinco! Cioè, anche perché quello è più grosso! Tu sei un cazzo fresco! Sei tutto piccoletto, tutto mezzo storto, capito? Allora, mo vanno di moda sti corsi di difesa personale delle donne. Allora, queste donne, no, che sono abituate magari a truccarsi, a uscire vestite coi tacchi e tutto quanto, si ritrovano truccate, vestite coi tacchi, che le aggrediscono e loro con corso se sanno difendere. Allora, la classica mossa che gli fanno, gli mettono le mani al collo così, e loro, ecco, dovrebbero fare questo per liberarsi. Come vedete, non gli la fa, ma io non sto a fare manco forza. Allora poi mi dovete spiegare, se io faccio così, no, e la prendo, è subito alla mia mercé, perché vedete, poi che sa fa, la blocco così, che fa, me da un carcio? No, un po' fa niente. Se poi aggressori sono due, perché poi ce n'hai uno dietro, uno davanti, che fai? A blocchi? No, loro ti dicono, ma ha battuto tre aggressori, ti facciamo domani il corso per tre, capito? Poi gli puoi pure menà, gli puoi dare pure i cazzotti alla panza, capito? Allora può capitare, che ne so, che due ragazze stanno al parco a giocare a palla, no? E sono tutte contente, ma sono anche sicure perché hanno fatto un corso antiaggressione dove se gli rubano il pallone loro hanno una tecnica per difendersi. Allora in questo caso sarebbe il criminale che gli ruba il pallone praticamente, glielo leva, cioè loro hanno la tecnica, gli devono bloccare il polso, ma come vedete non funziona perché lui è grosso, loro sono due femmine e lui comunque riesce ad andarsene. Allora la cosa migliore, perché poi voi al corso vanno e te bloccategli il polso, poi glielo girate, poi gli piegate il gomito, poi gli fate così sopra, cioè questo già va menato, se n'è andato, è andato a casa, va bucato il pallone, ci ha fatto un coso, un dirigibile, tutto quello che vi pare. Invece la cosa migliore è, lui sta prendendo il pallone, voi fate, abbassate il pallone, cazzotto in faccia, lui, vedete, schiva, a quel punto lo riempite i cazzotti, pa 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 pa, e vedete che il pallone non vi ruba più. Però per fare tutto questo vi dovete allenare, non potete fare corso che dura un quarto d'ora e pensare che vi difendete, specie se volete giocare al parco da sole col pallone, specie che un bel pallone come questo, ecco, vedete, ma ridate il pallone e io vi ridò. Allora spesso i corsi non sono rivolti per esempio alle persone anziane, che poi racce non sanno come difendersi, no? Poverine sono stanche. Allora un consiglio che posso dare alle persone anziane è di comprarsi un buon bastone da passeggio, anche perché poi magari una fa fatica a camminare, le due vecchiette del caso, il padore, il rapinatore, che le raggiunge, gli va davanti praticamente per, vedete, più veloce, gli va davanti e la prima cosa che fa, oggi è primo, dammi i soldi della pensione e poi la rentiera, vedete? Lo scippatore gli dice subito, lui sa, intelligente, si è già programmato, vuole i soldi della pensione perché è il primo e la dentiera. Voi che potete fare? Alzate i bastoni, uno mena sopra e uno mena sotto. Vedete, con bastoni buoni lo scippatore lo riuscite a battere. È inutile tutte queste tecniche qua. Ma questo non è solo per lo scippatore, le vecchiette per sicurezza devono venire a chiunque passa. Se uno sta a passare per i cavoli suoi, sicuramente è uno scippatore. Voi direte, perché è uno scippatore? Perché è il primo del mese, cammina vicino alle vecchiette, sulla stessa strada, starà lì per fare uno scippo. Non è che quello è uscito da casa così a passeggiare. Beni subito, allora lui è un signore che cammina, vedete, col cane, bastonate! O al cane no. Pure al cane, perché il cane ruba pure quello. Poi, se lui invece si sta a fare affari suoi e vuole aiutare a attraversare la strada, è uno scippatore. Da attraversare. Bastonate, forza, menategli. Se uno praticamente vi chiede l'ora, è doppiamente scippatore e molestatore. Pure so che mi sono perso l'ora. Vedi, lui fa finta in c'ha orologio, ma ce l'aveva in tasca, secondo me. Perciò gli dovete menare. Poi le vecchiette, porelle, menano piano. Però se c'è un amico delle vecchiette, gli può menare più forte, capito? Può caricare. Ricordate che poi, se siete bravi anche a biliardo, potete menare in modalità stecca. Veloci, ta 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 ta, capito? Di recente, uno dei posti più pericolosi è il tramve. Nel tramve, spesso e volentieri, voi state per i cavoli vostri, appoggiati, no? Aspettate, fermata. C'è sta sempre qualcuno che vuole passare e vi chiede di passare, no? In questo caso... Può passare. Allora, dove deve andare? Stai sul tram, non deve andare da nessuna parte. Sicuramente se vi chiede di passare per sfidare il portafoglio. Vedete, lui vuole passare qua di lato. Allora voi fate, prego, passi. A quel punto, infilate, colpite
e lo buttate giù praticamente. Vedete, questo è il classico caso che una mi sta distraendo, magari seduta, mi chiede se la prossima è Parioli, che poi non so manco dove stiamo. A quel punto io ho capito che questa qui è una che fa de mestiere, non gli rispondo, mi giro, colpisco il compare, lo piego, poi lei mi guarda e dice oddio, mi hanno scoperto, faccio al sedile e la faccio cascà, capito? Allora, può capire anche nella vita di tutti i giorni che due amiche sono andate tranquillamente al centro commerciale a provare i trucchi in uno dei classici negozi, da Chicco, da Sepò Bucata, uno di questi qua, e praticamente vengono importunate. Oh, sei 4:30, tu vuoi scendere qua? Oh! E in questo caso, vedete, il marito che gli aveva detto che sbrigasse, che era tardi perché era uscito il pupo, ha dato fastidio e loro comunque gli hanno menato col bastone, perché si portano sempre il bastone dietro. Per sicurezza bisogna menare finché non smette di muoversi. Capitare che voi avete una maglietta nuova appena comprata, anche di un certo prestigio, no? E che costa molto, arriva uno che è vestito male, si vede lontano un chilometro e vi chiede: bella sta maglietta, dove l'hai comprata? Poi la prima cosa che fate gli emenate, perché se uno vestito così male vi chiede dove avete preso sta maglietta, sicuramente ve la vuole rubare. E anche quest'oggi chiudiamo questo corso di difesa personale, che poi non è un corso di difesa personale, in realtà abbiamo detto che non ci si può fare un corso di difesa personale che funzioni, perché se voi siete delle schiappe, pelati, con capelli, senza o no, non vi potete difendere all'aggressore, perché se fino all'altro giorno non eravate allenati, non è che oggi siete allenati. Allora, il primo consiglio che vi do è: iniziate a fare le flessioni, a casa 100 flessioni ogni volta. Poi la seconda cosa che dovete fare sicuramente è iniziare a dare i cazzotti ai vostri amici, menate prima gli amici e poi i nemici. Perché? Perché se menate gli amici, quelli probabilmente non ve rimenano e così vi allenate. I nemici li menate dopo, perché quelli sennò sono subito pronti a menarvi. E con questa chiudiamo e vi salutiamo con lo staff della puntata odierna. Thank you.